Oggi è il giorno di Giancarlo Siani a Battipaglia, dove al giornalista del Mattino ucciso dalla camorra 33 anni fa verrà dedicata una scuola all'interno dell'istituto comprensivo Francesco Fiorentino. La cerimonia inaugurale, che scandisce anche la fine dell'anno scolastico, segna la vittoria della legalità, giusto epilogo di una vicenda lunga e complessa che ha fatto scattare la molla dell'indignazione davanti al rifiuto iniziale dell'amministrazione nei confronti della proposta del dirigente scolastico Dario Palo. La cerimonia inaugurale si è tenuta alla presenza del fratello del giornalista, l'onorevole Paolo Siani, medico pediatra e deputato del PD, del prefetto di Salerno, Salvatore Malfi, e della sindaca Cecilia Francese. Eccellenza, oggi un giovane Giancarlo Siani sarebbe più o meno tutelato rispetto a 30 anni fa? Sicuramente di più, perché guardate, noi celebrare e ricordare queste morti è fondamentale. Che la storia, la libertà e il ricordo sono uno degli elementi centrali della democrazia. Ma diciamo anche che lo Stato ha vinto una serie di battaglie. E i morti che sono stati elencati, noi li abbiamo arrestati tutti, processati tutti, e quindi lo Stato continua a vivere le battaglie. Ovviamente il contrasto alla criminalità deve essere ancora vigile e forte. Noi viviamo anche dei territori, Battipaglia, i territori circostanti, la provincia di Salerno, voi sapete che viviamo delle realtà difficili. Noi siamo qui con loro, ma la cosa fondamentale è qui un prefetto ha senso, perché oltre a coordinare, a dirigere, stare con le forze di polizia, deve essere con la società civile, con le amministrazioni locali, perché solo se si trasferisce veramente la cultura della legalità e della libertà sconfiggeremo veramente le forme di organizzazione criminale, che sono veramente il cancro. Guardate, non è una frase fatta. Sono il cancro come cultura e come democrazia, e purtroppo nei nostri territori, attraverso momenti come voi ben sapete, dell'immondizia ed altre cose, sono anche il cancro vero, per cui la gente muore uccisa ma anche muore indirettamente. Per cui è fondamentale che noi viviamo in una cultura e in un paese democratico che creda che la libertà mia passa soltanto attraverso la libertà anche degli altri. Beh, finalmente oggi è una bellissima giornata, a parte il sole, ma è una bellissima giornata perché finalmente insomma, abbiamo l'inaugurazione di questo complesso dei padiglioni intitolato a Giancarlo Siani. E io voglio ringraziare, come ho ringraziato prima, il fratello Paolo, il prefetto che ha permesso di svolgere tutto velocemente, ovviamente le autorità, l'istituto e il preside. È un momento importante e la memoria. La presenza di avere una targa, insomma una scuola intitolata anche per gli alunni, per quelli che verranno, vuol dire che ci si ricorda che la lotta alle mafie è importante, ma la lotta alle mafie vuol dire avere il coraggio di denunciare, il coraggio di esprimere il proprio dissenso e quindi avere anche il rischio che poi ci rimetti la vita. Qual è l'ambito più contaminato? Io sarei a chiederle quello urbanistico, dal momento che non si riesce a fare un PUC in questa città che sono ormai 40 anni. Ma io il PUC lo farò. Mi fa venire in mente quando abbiamo ricevuto quel famoso proiettile, no? Quel proiettile quasi a farci mettere paura, a intimorirci, ma per dire c'è un passaggio sulla fascia costiera e quindi su quello che può divenire. E beh, praticamente noi siamo stati quelli che dalla legalità ne ha fatto un cavallo di battaglia, ci siamo dotati di un piano triennale di anticorruzione e trasparenza, ci accingiamo a breve a portare in consiglio comunale finalmente il regolamento del garante della legalità, per cui questo PUC si farà sicuramente, sono più di 40 anni che aspetta, ma anche lì abbiamo scelto un bando pubblico, così nessuno ci può dire, rispettando, forse molto rigido come ci hanno detto qualcuno, ma quelli sono i principi che l'ANAC dice di rispettare, e noi vogliamo il ripristino della legalità, quindi a tutti i costi quel PUC si farà sicuramente.